Gabriella, lo sai Gabriella che ogni tanto vi faccio dei quiz. Allora, sentiamo, se dico che è difficile quiz, prova, cioè fresca, secca, formato lungo o corto, al sugo, in bianco o con i più svariati condimenti. Di che cosa, di che cosa parliamo? Della regina delle nostre tavole, ovviamente stiamo parlando della pasta. Ne vediamo qui, guarda che bella pasta. Splendido, ma come si può rinunciare alla pasta? Non io c'è non italiano, non neanche io, che non l'ami, ma direi che pure all'estero va per la maggiore. Non ci sono questioni di linea che tengano. Oggi noi vi vogliamo portare nel mondo della pasta, in un viaggio in cui vi faremo leccare i baffi e insieme scopriremo che la pasta non solo è buona, ma in molte circostanze può fare del bene. I baffi ce li richiamo insieme ai nostri ospiti, che vi presento. Eccoli qui. A partire da Serena Cutini, direttrice dell'Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia. Sì. Gastrosofia. Comunque, Susanna. Susanna. Si ricordi della panna? Ho capito, mi dispiace, adesso la ribattezzo. Susanna, ribattezziamo. Non c'è problema. Grazie comunque per essere qui con grazie noi questo pomeriggio. Grazie a voi di avermi ospitata. E di nuovo grazie a Francesca Pellutri, titolare del pastificio C'è pasta per te. Grazie mille. Grazie a voi. Ringraziamento che estendo a Roberto Pagliari, un angelo Barilla. Grazie a voi, sì. Scopriremo più avanti che cosa vuol dire angelo Barilla, Va bene, volentieri. Una curiosità mi è venuta, Gabriella. Però me la faccio passare, perché comincio con la Pellutri. E la domanda è semplice, però nello stesso tempo, come dire, impegnativa. Cosa rappresenta per lei la pasta nella sua vita? Che cosa rappresenta? È tutto, mi pare di capire. Penso che sia tutto, sicuramente. La pasta è la base, diciamo, l'alimento principale nelle famiglie italiane, perché se manca la pasta, sinceramente, non è una buona, una tavola, non c'è una tavola pronta. E io la definisco che così. Però la sua passione, la mia passione, sì, è così. Però la passione è da sempre. Ecco, nasce con le nonne, sì. La materna e la paterna facevano a gara entrambi nel cucinare la pasta. Sì, la paterna era anche, aveva anche un ristorante. Quindi la materna si dedicava in casa proprio lei, allora, Ma così è facile. Ma chi è che manovrava meglio quella pasta? La nonna materna. Meglio? La nonna, non quella che aveva il ristorante, no. Quindi. Vedi? Diciamo la materna. Detto. Lei era più per ristorante. Lo dice qui per la prima volta, non è... No. Lo sanno già. Ma lei ha iniziato prestissimo, cosa faceva? Sì. Le guardava? Le permettevano di mettere le mani in pasta? Sì, proprio da piccola. Quando loro comunque impastavano, la classica bambina che si metteva vicino al tavolo della nonna e guardava. Quanti anni? Ah, 8-9 anni. Guardava con le manine piccole. Già no, no. Impastava, mi piaceva già mettere le mani dentro. Ancora non lo sai fare, Gabriella. No, già 8 pasta, anni. Ma cioè, non già l'ho 8 mai anni lo sanno fare. Ma tu niente, neanche una cosa, una delusione dietro l'altra. Sì. Piano piano. Però non è troppo tardi buonissima, per imparare. Buonissima. La salsa già, quindi la mangi. Sì, la pasta fresca. Su quello sei brava. Ma anche lei è bravissima a mangiarla la pasta, le piace tanto. Molto. Però a un certo punto, come dire, questa grandissima passione che nasce appunto grazie alle nonne, a quello che lei vedeva, agli esercizi che faceva, all'arte che imparava, questa passione si è trasformata in lavoro. Lavoro. Quando è accaduto? Sì. Circa 10 anni fa. Diciamo, dopo gli impegni familiari, ho deciso di aprirmi un'attività mia sulla base di un po' di cose che già avevo incamerato e altre sono andata a sfogliare dei libri, mi sono interessata, faccio un tipo di lavoro che mi piace molto, è molto manuale e cambio in continuazione ravioli con degli ingredienti particolari, quindi cacio e pepe, ravioli alla carbonara, ravioli al limone. Se metto questi piatti svengo, cioè non diciamo che la scelta è ampia. Noi non abbiamo e anche l'aria di una persona poco stressata con il suo lavoro. Chissà che impastando Massimiliano si sia trovato una soluzione, un antistress. Ma le nonne le hanno dato una consulenza prima di dedicarsi a questo lavoro o no? No, diciamo che comunque l'ho perse prima, quindi insomma è una cosa che sono ritornata io alle origini. Quindi quei ricordi sono fatta, da bambina si porta dietro ricordi. Tutto questo. Sì. Allora, la invitiamo a spostarsi al tavolo della cucina, perché poi noi vogliamo vedere come si fa questa pasta. Okay. Io e Gabriella finalmente impariamo qualcosa qui, dopo anni. In Gabriella. Realtà l'attesa di vedere il prodotto finito, diciamo la verità. No, ma anche i passaggi dobbiamo imparare, Gabriella. Noi vogliamo rimanere ancora a secco. Mi sa che la lezione non sarà sufficiente, però proviamo, proviamo con lei. Okay. Allora, mentre Francesca grazie va in postazione, signor Pagliari, anche lei vive di pasta sotto un altro profilo, in un altro modo. Ci spieghi un po' qual è il suo lavoro? Allora, io sono responsabile dell'archivio storico della Barilla, quindi io mi occupo della raccolta e della
della raccolta di quello che è il materiale della storia Barilla, quindi la pubblicità, le confezioni, gli oggetti promozionali, le immagini storiche, tutti quegli eventi e tutto quel materiale che riguarda gli eventi in cui è coinvolta l'azienda. I pezzi forti di questo archivio della Barilla quali sono? Non ce n'è uno soltanto, diciamo che c'è la pubblicità, sicuramente la pubblicità. Le primissime pubblicità che anche risalgono. Anche le prime pubblicità, le confezioni che le abbiamo praticamente dall'inizio, quelle prime strutturate. E poi tutta una storia legata ai personaggi che sono passati attraverso la storia Barilla. Noi siamo alla quarta generazione come azienda, quindi sono 140 anni. C'è un pezzo di memoria nazionale e della nostra storia agroalimentare. Abbiamo sentito Susanna che non è soltanto un lavoro, ci ha detto che insomma, si occupa dell'archivio storico. Abbiamo imparato il nome, basta dirlo. Abbiamo fatto una correzione. Basta dirlo. Non ci sono problemi. Tu sei partito su Serena, l'abbiamo corretta, adesso è tornata ad essere Susanna. No, dicevamo che appunto c'è questo lavoro che è quello dell'archivio storico, poi vedremo in che altre maniere il cibo, e in particolare la pasta, entra nella vita del nostro Pagliari, però lei è proprio, come l'ha presentata Massimiliano, un'esperta di pasta. Diciamolo subito al nostro pubblico che quando diciamo pasta si pensa immediatamente all'Italia, e probabilmente è giusto che sia così, però quanta origini? La pasta ha un'altra origine. Allora, diciamo che sfatiamo dei miti, non abbiamo inventato la pasta. Una tipologia di pasta era già presente, io penso, al mondo greco-romano. Ci arriva dal Mediterraneo, al mondo, però. Brava, era questo bacino del Mediterraneo su quale avvenivano questi scambi e c'era una tipologia di pasta che poteva essere, per far capire ai nostri telespettatori a casa, tipo il couscous e il bourgoul. Ecco. Quindi ecco, diciamo che la grande creatività del popolo italiano, perché già dal Medioevo, grazie a ricettari, si vede. Poi adesso piano piano la facciamo tappa per tappa. Ecco, abbiamo la nostra grande peculiarità è stata quella di dare la forma alla pasta, di capire la cottura, ossia tramite bollitura, il capire che quest'acqua aveva bisogno di un ingrediente essenziale, il sale. Non è da poco, questa è tutta la creatività italiana. E farla cuocere per quel tanto tempo che poi anche la cottura è cambiata nel corso dei secoli, ma che adesso una buona pasta si dice cottura al dente. Capito? Senza tutto questo, quella pasta no, però io non ho capito. Del bacino se del dovessimo dare una data di invenzione della pasta, che data daremmo? Allora, la pasta nasce come cibo da ricchi. Non era un cibo essenziale. Noi oggi se entriamo a casa e non abbiamo il piatto di pasta fumante. Io e Simone sveniamo. Bravo. Cioè, la pasta non era così centrale ma nemmeno al Medioevo, perché era centrale il pane. Impastare un pane o impastare la pasta era la stessa cosa. A una doveva aggiungere il lievito. Quindi quando io avevo la farina in eccesso che mi poteva permettere di fare la pasta, io facevo la pasta. Quindi si può dire che i primi trattati proprio di ricette sono medievali e di conseguenza possiamo dare un punto da lì, ma non nasce la pasta fresca. Ecco, per prima va fritta con spezie e zucchero. Allora, era più che schifezza la no, fino a tutto il 600, fino a tutto il 600 la pasta è stata servita o come ingrediente, io parlo del raviolo. Ecco, diciamo che il raviolo è perché stata quella tipologia con prelibatezza. Sì, e veniva fritto, però il raviolo veniva servito con le spezie e dolce. Spezie tipo la cannella, zafferano e dolce. Quindi stiamo dicendo che tutto sommato ancora in quella fase medievale era vicina un po' alle origini mediterranee, quasi orientale le spezie. Orientaleggiante. Perché quando le spezie arrivavano dall'Oriente, certo. Erano sinonimo di ricchezza e se certo. Era un cibo da ricchi, se io lo volevo mettere in tavola doveva essere con l'aggiunta di cosa? Di spezie che arrivavano dall'Oriente. Quando facciamo quell'altro passo in avanti e acquisiamo la pasta così come oggi la intendiamo noi, non più esclusivamente un cibo da ricchi, siamo nel 700, nel 600, in che periodo siamo? Allora, si comincia, possiamo dire che già dal 500 si comincia ad avere un passaggio, quindi nel 600 già si era capito che la pasta la si poteva consumare salata. Quindi c'è questo passaggio, quindi il passaggio del gusto, eccetera, però era sempre un cibo da ricchi, era sempre un cibo da ricchi. Diciamo che ha sdoganato la pasta l'industria,
quando cominciano a vedersi i primi macchinari per farla. Se uno pensa, che ne so, c'era dei primi macchinari come noi conosciamo adesso a Genova, che c'erano prima la pasta quella secca tipo questa. Ecco, quella già a Genova un signore nel 300 aveva inventato le penne, ecco, la penna già aveva inventato la penna fatta con la punta d'oca, perché aveva capito che raccoglieva meglio il condimento. Perché fare la pasta è un'arte. Cioè, voi pensate, no? Con lo stesso impasto noi italiani abbiamo attualmente fatto più di 300 tipi di pasta. La stessa materia. E questi 300 tipi di pasta li abbiamo fatti rigati, lisci, porosi. Ma perché? Perché poi quando si è aggiunto il condimento si abbinavano. Io la interrompo perché vogliamo invitare alla tavola con questi 300 tipi di pasta tutti i nostri telespettatori. 300 no, ma parecchi sì. Simone? Sì, oggi vogliamo coinvolgere proprio tutti gli amanti della pasta. Allora diteci quali sono le specialità del vostro territorio, spiegateci come si cucinano e quali formati o tipi di formati di pasta si utilizzano. Vi chiediamo anche di mettervi in contatto con noi per segnalarci eventuali iniziative benefiche legate alla pasta. Insomma, come sempre potete dire la vostra all'800 22 88 96, potete lasciare un messaggio in segreteria oppure mandare una mail a siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoitv2000. Vi aspettiamo. Simone, guarda che mi tocca fare. È impostazione, finalmente guarda impara. Guarda che mi tocca fare l'uomo di studio. Sei fortunato. È una cosa clamorosa. Finalmente impara. Per fortuna che la nostra Francesca si è portata avanti con il lavoro e sta impastando già la pasta. Ma che cosa ci abbiamo messo dentro? Allora, ci abbiamo messo 0,5 chilo di farina e 5 uova. È abbastanza gialla perché queste sono proprio uova particolari che servono per la pasta, quindi hanno un bel colore giallo e la pasta rimane di questo colore. Ma vedo che lei ha un movimento delle mani particolare per amalgamare il tutto, come si fa? Allora, diciamo che la pasta va impastata e viene fatta sempre per lo stesso verso. Ma posso provare un giro anch'io? Certo. No, però lei mi deve insegnare, eh? Un quarto. Gabriella, impara finalmente qualcosa. Allora, così poi... Allora... Così poveri la noi. Ripieghiamo. Poveri noi. Ah, ma è facilissimo. Cioè, tu la stendi, sì, poi la pieghi, la ripiego, non rovinare l'impasto. E fai questo lavoro qua. Ma vedi che è semplice. Poveri poi noi. Mi pulisco sul no, tuo vestito. Susanna, mi fai un quarto di giro. Mi facciamo un bel applauso. Mi sembra più semplice. Un applauso di incoraggiamento. Perché io ho visto la mano della signora Francesca, poi ho visto quella di Massimiliano, insomma c'è una bella differenza. Però io ci ho provato, diciamo. Il che mi fa dire che è un'arte quella dell'impastare. Assolutamente, cioè le mani, per impastare, anche avere le mani troppo calde non permette a quell'impasto di raggiungere poi quella consistenza che uno vorrebbe. Il ritmo. Il ritmo, ma poi quei gesti... Ma mica andavo così male, Cutini! No! No. Assolutamente, ma basta provare. Guardi che 14 lezioni, 15 ce la facciamo. Sì, ma le mani in pasta adesso nei progetti scolastici dei bambini, per fargli far sì che la memoria dei gusti. Io non sono più bambino, non so se si vedeva. No, no. Però voglio dire, perché i bambini arrivino all'età sua, c'è la speranza. Guardiamo le prossime generazioni. Alle prossime generazioni, per educare al gusto i bambini, ci sono progetti scolastici chiamati proprio mani in pasta, perché i bambini con la manualità, quei gesti imparano. Lì fanno parte del patrimonio immateriale della ecco, nostra perché dieta. Perché noi ricordiamo le nostre nonne, insomma la mia è arrivata in Emilia Romagna, me la ricordo cioè, bene. Cioè lei pensi se qualcuno non le insegnasse più? Ecco, però io torno a quella pasta, che evidentemente è pasta fresca che stiamo facendo. È vero che per quanto riguardava la pasta fresca c'era era legata in qualche modo alla liturgia, ai periodi dell'anno, ai periodi di magro? Sì, sì. Sì, perché nascendo come cibo da ricchi e nelle corti si rispettava molto il calendario. Parlando proprio della pasta fresca. La pasta nasce per prima fresca. Ecco. Poi si arriva si parte dalla lasagna cosiddetta, perché la signora potremmo dire che è una lasagna quella, la sfoglia come adesso la chiamiamo. La pasta secca arriva dopo, però il fatto che questa, dalla domanda che lei mi faceva, no? Sì. Nasce da pasta fresca e di conseguenza da lì si sviluppa poi. Ecco, la pasta questa fresca, ancora cibo da ricchi, in genere che ripieni aveva? Aveva ripieni vegetali, aveva ripieni fatti con allora, la carne? Come... Considerando periodi di magro e periodi di grassi, un cibo è buono
sono ricco, me lo voglio mangiare sia quando la chiesa mi dice di fare la dieta. Allora me lo riempio con che diciamo cosa? Il mio raviolo toscano, io vengo dalla Toscana e fate di ricotta, vietoli o spinaci. Se io voglio fare un agnolotto, prendiamo l'esempio l'agnolotto che è piemontese, la differenza qual è? Che io gli metto un impasto di carne. Quindi era quella la differenza, periodo di magro e periodo di grasso. Del periodo. Prima di tornare a Francesca e a Massimiliano vorrei chiederle, prima ci diceva, accennava già la cottura, anche l'acqua, la durezza dell'acqua immagino che abbia un suo ruolo, una sua importanza. L'acqua ha un suo ruolo importante, però diciamo che se io prendo una materia prima buona, io se prendo la ci parlava secca di quelle uova particolarmente rosse, sì, ma quelle uova lì sono perché quella gallina che è stata allevata a terra ha mangiato il gran turco e di conseguenza se io mangio il gran turco uguale giallo, la gallina fa le uova gialle, è una gallina felice che ha fatto le uova belle. Hai capito tutte. Massimiliano sta impastando la pasta di uova delle galline felici. Francesca lo sta facendo, no, tu ci hai provato, stai facendo un miserabile tentativo, ormai è un tandem. Eh sì, magari poi mi assume anche in, certo. Di notte potrei venire, va sono benissimo. Libero. No, però mi pare di capire che lei ha finito l'impasto, l'amalgama è riuscito, adesso deve posare un po', Sì. Quanto tempo deve posare? Generalmente un quarto d'ora, 20 minuti, anche mezz'ora. Poi giusto il tempo di far venire dopo sempre la nostra Gabriella, che l'aiuta a sfogliare, sì, l'aiuta a sfogliare. Lei è bravissima a sfogliare, campionessa del mondo sette volte. Ma io impasto il pane, però la pasta. Senta, ma io so. Senti, io poi passo da lei al tuo. Va bene. Ma so che lei è specialista dei ripieni, vero? Sì. Lo diceva anche prima, i ravioli ne inventa tanti. Sì. Qual è il più buono? Ma diciamo quello va un po' a gusti. Comunque abbiamo il classico cacio e pepe, al limone, radicchio e speck, gorgonzola e noci, un ripieno con la carbonara. Che sofferenza. Continuo? No, vada, io so. Tartufo, funghi porcini. Quello che piace di più a lei? A tutti. Ma lei è vero che non resiste, mangia tutto, eh? Sì. Io vorrei mangiare anch'io qualcosa, ma come faccio qua? Vabbè, poi prepariamo qualcosa. Promesso? Va abbiamo. Bene. Gabriele, dopo prepara qualcosa la nostra Francesca. Sei riuscita a sappare una promessa. Noi naturalmente stiamo scherzando, ma su un argomento. No, che stiamo scherzando. Come No, non scherzando sul tuo assaggio, scherzando su un argomento che in realtà è serissimo, perché questa è memoria, è futuro, è patrimonio enogastronomico italiano, cioè tutta la nostra eccellenza. Ma ci siamo anche divertiti a mettere Massimiliano Campano, uomo del sud, a impastare pasta fresca che tradizionalmente è più legata territorialmente al nord. Ci spieghi un po', ci sono delle differenze? Sì, la pasta fresca è più diffusa al nord. Diciamo che poi il Gragnano dove la mettiamo? Sì, ma è pasta non secca. Non è pasta fresca, pasta è un po' confuso, ma non ci confondiamo. Anche alla noce. Cioè, dopo, ovviamente, andando avanti, sperimentando, lavorando la materia prima, ci si è accorti che con la farina di grano tenero io riesco a fare un'ottima pasta fresca. Con la farina di grano duro io faccio la pasta secca. E spieghiamo quindi territorialmente come si differenziano. Nella pianura padana, no? Se io voglio mettere l'Emilia, Parma, è lì che è la patria della pasta fresca. Cioè, se io voglio fare convivialità, il cibo della domenica o il cibo della festa, perché la pasta non è solo sostanza, è anche circostanza. Cioè, la pasta io l'abbino a una festa, ho, che ne so, un matrimonio oppure ho un compleanno, io mi compro la pasta ripiena perché è un'occasione. Questo nel nord. Natale io metto il tortellino, l'agnolotto, il cappelletto. Quindi ecco, è lì che è un cibo che può I essere. Cavatelli. È la pasta fresca, ma come Romagna sta facendo adesso la nostra esperta? È la pasta della famiglia adesso. Abbiamo detto pasta fresca, poi ci sono le eccellenze nella pasta secca nel sud, dove sono più estesi forse anche i campi di grano. Si parte, se uno pensa alla Sicilia, voglio dire, Magna Grecia, lì era pieno di, è il granaio della Grecia, voglio dire, quindi parte da lì, ma lì è grano di semola duro, quindi che va impastato acqua e farina. Eccezione è la Liguria, che sta a nord, ma la Liguria, insomma, sono stati un bel livello di pasta secca. Perché i Liguri, nella loro grande sapienza, questa piccola lingua di terra, voglio dire, aveva un clima che favoriva l'essiccazione della pasta. Quindi si facevano portare il grano dalla Sicilia, qui stiamo pensando al Medioevo, avevano imparato l'arte di fare la pasta, la essiccavano perché i venti che arrivavano, il sole, era similare a quello che avviene a Gragnano, perché Gragnano si è sviluppata un pochino più tardi di Genova. Ma quindi, giusto un po'. Giusto un po', perché lei è napoletano. E lei è genovese.
No, io sono toscana. Non senti che accento inequivocabilmente toscana. Però secondo me Genova e il sangue ce l'ha da qualche parte. No, non per i genovesi, ma Simone. Oggi parto con una curiosità, perché sono davvero tante le persone che investono sulla qualità della pasta. Vi faccio vedere questo articolo, perché in Sardegna i piccoli produttori di grano hanno sfidato i grandi giganti del mercato. Stanchi di vedere il loro grano confuso con quello estero, e anche stanchi dei prezzi che venivano imposti dalla grande industria, i grandi agricoltori sardi, chiamiamoli grandi perché quest'opera è veramente grande, hanno deciso di riunirsi e di quotare a parte il loro prodotto. È nata così la banca etica dei cereali della Sardegna e del Mediterraneo, e l'obiettivo non è soltanto quello di tutelare la qualità dei prodotti sardi come il Mallo Redus, dovremmo avere anche una foto in grafica che vi mostra questa prelibatezza, eccola qua, ma è anche quello di incrementare l'utilizzo del grano duro, insomma una bella trovata da parte degli agricoltori sardi che in qualche modo si sono riuniti tra di loro. Grazie Simone, questa battaglia proprio questo per... piatto è fantastico, meraviglioso. Io non posso più vedere, adesso mi guardo questa gli occhi. Battaglia per difendere anche i grani antichi, vedrete, è una battaglia che stanno impugnando tantissimi ragazzi in tante parti diverse d'Italia, ci sarà una bella storia anche nel nostro albero oggi, però noi ci fermiamo a Reggio Emilia perché, lo dicevamo in apertura, la pasta oltre ad essere prelibata, ad essere buona, può produrre davvero bene comune, e lo sanno le donne in difficoltà a cui la cooperativa Madre Teresa di Reggio ha dato, sta dando l'opportunità di un importante inserimento lavorativo. Vediamo. Noi siamo in un laboratorio di gastronomia della cooperativa Madre Teresa. In questo laboratorio si produce e si vende prodotti tipici della gastronomia emiliana e non solo, soprattutto tortelli, cappelletti, lasagne, rosette, erbazzone, il famoso erbazzone reggiano, e naturalmente tutto è fatto a mano. La caratteristica di questo laboratorio è il fatto che si opera nella formazione di queste persone, che sono madri con bambini o donne che in un certo periodo della loro vita si trovano in una situazione di disagio sociale. Io fare tortellini a forno, dolce però. Quando arriva qua in Italia io sono in difficoltà perché mio marito lascia io anche i miei figli, scappa via. Io senza nessuno, grazie a Dio, trovo Madre Teresa dove loro danno tanti possibilità. Mi piace questo lavoro per due motivi. Una, perché senza lavori non riesci a fare niente con i miei figli. Anche aiutami a non rimanere a casa disoccupato. Questo laboratorio è nato nel 2010 e in questo percorso sono state inserite 45 mamme. Dopo il percorso formativo hanno ottenuto il contratto, chi a tempo determinato, chi a tempo indeterminato. Altri sono riusciti a trovare un posto di lavoro in un altro laboratorio. Noi puntiamo molto sulla qualità del prodotto, però in questo laboratorio c'è anche un valore aggiunto, e il valore sociale, cioè cercare di insegnare un mestiere, e secondo me diamo una possibilità di riscatto a delle persone che hanno avuto delle difficoltà. Il fatto di vedere che la gente entra, compra e gusta con soddisfazione quello che noi facciamo è per noi una soddisfazione e un successo personale, no? Perché la parola non riesco non esiste, cioè tutti siamo capaci e possiamo imparare di svolgere un ruolo nella nostra vita. Il fatto di poter uscire da quella porta e dire anche io so fare qualcosa per me è importante, quindi... E questo non ho altro da dire, d'altro che... Ho sentito questa iniziativa benefica, ma lei sa benissimo che la pasta può far del bene, ci spieghi il motivo? No, beh, io faccio parte degli amore. Faccio parte degli Angeli Barilla, che è un'iniziativa lanciata appunto dalla Barilla in cooperazione con la Protezione Civile di Parma.
E praticamente è un gruppo che si è formato attraverso un corso, siamo a circa 75-80 persone, di collegamento con la Protezione Civile di Parma, e siamo divisi in due squadre. Una è la logistica e cucina, di cui faccio parte io, e l'altra invece sono i servizi sanitari. La Barilla ha contribuito in questa iniziativa anche dando all'inizio, nel 2014, un camion. Quando nasce l'iniziativa? Sì, nel 2014, attrezzando un camion cucina, che era un vecchio camion usato per la distribuzione dei prodotti, dismesso, è stato recuperato e attrezzato a cucina. Quindi è una sorta di unità mobile, ci sta spiegando. È un'unità mobile, a cui si sono aggiunti poi una cucina per celiaci e 20-25 giorni fa un camion frigo. Ecco, l'unità mobile si muove soprattutto nei territori dove si sono verificate delle catastrofe naturali, nell'emergenza. Immagino, insomma, negli ultimi tempi non vi sia mancato il lavoro. Vorrei chiederle che cosa è accaduto dopo la prima scossa di terremoto il 24 agosto nell'Italia centrale. Siete mossi subito? Sì, io ero già in ufficio, ero tornato dalle ferie, erano le 2 del pomeriggio, io ricevo una telefonata da una mia collega, mi dice: stiamo attrezzando un gruppo per partire. Io devo confessare che, come mi ha detto di andare in zone terremotate, ho tremato, e subito ho detto: no, guarda, ho un matrimonio. Era la prima volta che lei veniva richiesto di andare in una zona di terremoto? Sì, in queste condizioni sì. Io ero già andato giù nel 97 a Norcia, quando è stato in Umbria, però era 3 mesi dopo, la cosa era già assestata. Quindi qui le è stato chiesto di spostarsi subito, era l'imminenza della catastrofe. Esatto, nell'impatto della cosa. Io ho avuto 10 minuti proprio di tremoli, e poi ho richiamato e ho detto: va bene, vengo. E questo era le 2 del pomeriggio, alle 7 di sera eravamo già in macchina pronti per partire. Diretti dove? A Montegallo che è nella zona marchigiana. Ci sono tutte zone impervie, 900-1000 metri d'altezza, e poi paesi dispersi, perché Montegallo è fatto di 24 frazioni. Quando siamo arrivati circa mezzanotte, e l'impatto è stato molto forte, con tutto che Montegallo non è stato un paese danneggiato molto e non ha avuto un morto e non ha avuto un ferito. Però io ricordo, questo è un particolare che mi porto dietro, perché per me è stato un messaggio di speranza nel momento di massima disperazione. Il giorno dopo c'è stata la messa nel campo tendato, che era già stato attrezzato dalla Protezione Civile. Il prete ha detto: ricordatevi che voi siete un paese di persone graziate, perché non avete avuto un morto, non avete avuto un ferito. Il Signore ha voluto, ha accettato che la sua casa, la chiesa, venisse danneggiata, e ha tenuto in piedi le vostre case e le vostre vite. Ma quante paste avete preparato per gli sfollati? Guardi, all'incirca al giorno sono stati 100-120. Però è un camion che un'attrezzatura che riusciamo anche a fare 500 pasti al giorno, insomma, nel momento. Capito, è un camion, noi riusciamo a partire nel giro di 3-4 ore dal momento della chiamata. Quindi non conoscevo questa realtà e devo dire che sono, insomma, molto colpita. Vorrei chiederle, rispetto al passato, alle volte che è intervenuto in altre circostanze, quanto è stata diversa questa volta muoversi con unità mobile in un luogo, in un territorio così gravemente colpito, anche se dove siete arrivati, insomma, non è un'esperienza particolare, non è stato così terribile, purtroppo unica, nel senso che le situazioni sono veramente particolari, perché poi il tempo è un po' come sospeso quando arrivi lì. Cioè le persone continuano a dire: paura, le scosse, i danni, e poi lì era un paese anche di persone anziane, e quindi di persone che sapevano o temevano che quel paese non sarebbe stato ricostruito, o comunque che rischiavano di perdere tutto. Quindi lasciare questi luoghi per loro era un trauma tremendo. Voi, insomma, vi siete dati da fare in vari modi, adesso continuerà a raccontarcelo, però c'è un'immagine, guardando le carte, che mi ha colpito. L'ha detto: mentre noi tornavamo nelle nostre case, nella sicurezza a Parma, usciva il corteo funebre da Arquata, e questa immagine non riesco a scrollarmela di dosso. Esatto, no, c'era stata anche prima, perché noi eravamo a Montegallo, che non era stata danneggiata, la vallata dopo è Arquata del Tronto. Arquata del Tronto sono 50 morti con le case, una crollata sopra l'altra. Quello già è stato il primo impatto, io non avevo mai visto una condizione di questo tipo, per me è stato scioccante. E poi, come ha detto lei, il corteo funebre di questi 20 carri funebri che tornavano indietro e portavano le salme, perché alla mattina del sabato c'era stato uno dei funerali che hanno fatto. Quello è stato il momento veramente più forte e più duro. Il signor Pagliari ci ha raccontato che viene anche fornita pasta per celiaci, no? Sì, sì. C'è una cucina attrezzata. E allora io le chiedo, Cutini, ma la pasta senza glutine, tanto per intenderci, quando è stata inventata? Quando è stata prodotta? La pasta senza glutine, diciamo che
ora, recentemente, perché questa patologia, io non sono medico, ma insegnando all'Università del San Raffaele di Roma e di Milano, e quindi mi rendo anche conto di questa realtà, è stata inventata da pochissimo, perché è una patologia che si è diffusa tantissimo, si pensa anche perché noi siamo l'unico popolo a livello europeo, ma anche diciamo mondiale, che mangiamo tanto glutine, nel senso che lo sviluppiamo, lo troviamo nel pane, lo troviamo nella pasta, e quindi potremmo avere questo problema, ma non è dato certo, anche perché non è che uno sviluppa una patologia, di solito bambini che nascono, ma si può sviluppare anche da adulti per troppa introduzione di cose raffinate. Allora mangiamo più, come si parlava prima, i grani antichi, no? Ci sono queste realtà, quindi mangiamo la pasta integrale che anche Barilla fa, perché effettivamente potremmo avere lo stesso gusto, perché è quel gusto più, lo chiamo tostato, no? Forse che non siamo abituati, ma noi purtroppo nella nostra immagine il raffinato ci ha portato ad avere anche delle problematiche. Allora, noi abbiamo parlato della pasta secca, abbiamo fatto anche un'analisi geografica della pasta secca. Lei ci ha raccontato quanti, ce lo ripeta, quanti tipi di pasta secca vengono? Più di 300. Più di 300? Sì. Soltanto, ma lei pensi, che ne so, ai cappelletti, alle chiocciole, alle farfalle, ai serpentelli, cioè noi italiani siamo riusciti anche a dare dei nomi relativi alla botanica, agli animali, perché ce ne siamo inventati e via via avete fatto voi Barilla la pasta in 3D, cioè sì. Ci sono dei ristoranti, sì, è vero, sì, che si comprano la stampante in 3D, in 3D. Sì, sì. Per poter fare la pasta, capisce, cioè la tecnologia della pasta quanto è arrivata avanti, perché noi, per noi la pasta è il pasto quotidiano, ribadisco, non è sostanza, è anche circostanza. È studiata anche per i condimenti, perché così. Ma gliel'ho detto, ce l'ho detto anche prima, no? Nel senso, se io ho una pasta liscia, l'abbinerò più a un sugo di pesce. Se io ho una pasta porosa o rigata, l'abbinerò più a un sugo di carne, a un pesto, le linguine che sono lisce. Noi italiani abbiamo fatto il piatto nazionale italiano con un prodotto che arrivava dal Mediterraneo, e l'abbiamo fatto un unicum. Abbiamo preso il pomodoro che è arrivato dalle Americhe, la nostra creatività l'hanno messo insieme e ne abbiamo fatto il piatto nazionale. Quindi quanto saremo creativi, quanto saremo tanto bravi. Ma qual è il formato preferito dagli italiani? Qual è il formato preferito? Il formato preferito? Lo spaghetto. Perché lo quello spaghetto. È lo più spaghetto del lo spaghetto, lo però spaghetto le tagliatelle. Con le mongole, magari, a proposito, di pasta fresca, A proposito di creatività, ecco, torniamo nel comparto della pasta fresca. No, torniamo, io tra gli spaghetti secchi e la tagliatella, confesso, brava, una preferenza netta. Ma vuoi mettere tra uno spaghetto alle vongole? Cioè tra l'altro qui ho un profumo Massimiliano, sono tentata di assaggiare. Allora, sta facendo delle tagliatelle. Sì. Lei ha detto faccio tantissimi tipi di pasta fresca. Sì. L'ispirazione da dove la trae? Ma diciamo nel momento in cui ho del materiale giusto, magari un piccolo avanzo di impasto, quindi faccio un raviolo particolare che può essere un cappellaccio, un cappellaccio, un tortellino un po' più grande, tortellone direi, molto pieno, perché comunque l'impasto, il dentro è tanto rispetto alla pasta fuori, e quindi è molto gradito. Generalmente se ne consigliano due o tre a testa, perché potrebbe pesare intorno ai 60-80 grammi l'uno. Vediamo un po' che stiamo facendo qui, ci mostra qualcosa? Allora, tanto adesso come abbiamo fatto delle perché sì, sembrano fatti a macchina per quanto sono precisi, Massimiliano, persino le lunghezze. Allora, per fare la fettuccina, spessori, la nostra Francesca. Però vedere una cosa, la fettuccina si taglia in questo modo qui. La pasta la ripieghiamo, tutta. Arrivata a metà, che una sopra l'altra. Dopodiché? All'inizio, per non buttare nulla, si possono fare dei semplici mal tagliati, visto che comunque Che aggiungiamo? Che aggiungiamo. Che non guasta, non piace buttare questo nulla. Questo mal tagliato si fa così, che naturalmente bello, per una pasta e fagioli, pasta e ceci. È la sua morte, come si dice, la morte sua. E poi cominciamo con le fettuccine, così non buttiamo nulla. A questo punto vedi la Gabriella si sarebbe già tagliata le dita. Sì, è probabile, questa volta devo dire, una volta tanto hai ragione, è probabile, dovrei imparare. Questa è la classica fettuccina, si apre. Quando si dice la mano conta, guarda che rapidità. Senta, ma lei ha figli, Francesca? Sì, due. Che età? Allora, io ho Sara di 11 anni e Matteo di 15. Ah, la stessa età dei miei. Perfetto. Loro la seguono? Sara sì. Loro, vero? Sara sì? Sì. Il figlio grande assaggia? Assaggia, ma sì. Non prova. Specialmente le fettuccine al ragù. Diciamo che Sara sta diventando la depositaria dei segreti di mamma, sì, e delle nonne? Cerchiamo di farla arrivare a questo. I suoi figli, i condimenti che preferiscono? Una tortura qua. Ma diciamo che i ripieni quasi tutti.
In particolare i tortellini, per i bambini, insomma, panna e piselli sono quelli più... Panna e piselli. Senta Francesca, un po' ne ha già fatte, portiamo questo piatto al nostro tavolo, soprattutto davanti alla mia postazione. Così allora, noi parlavamo, Susanna, dei bambini, allora, no? Ho sentito, eccolo. I figli della signora Francesca. Guarda Massimiliano, non sono per te, eh? Sei arrivata comunque, vabbè, ecco, la domanda mettiamo, guarda, è come sono gentile. Ma non sono cotti, potevi farmi anche voce. Te l'ho messi lì, adesso te li tolgo, non te li meriti. Li metto qui. Allora, i bambini, no? La pappa col pomodoro, la pasta col pomodoro. Quanto la pappa è la pasta al pomodoro. La pasta al pomodoro. Il condimento preferito per i bambini. Ah sì, guardi, noi abbiamo fatto anche come accademia un censimento sui i vari condimenti più graditi. E quindi al primo posto c'è per forza il condimento... Lo diceva anche la Pavone, no? Com'era? La pasta al pomodoro. Dopodiché se andiamo a mettere in evidenza anche l'aspetto del pesto alla genovese, poi abbiamo aglio, olio e peperoncino, poi abbiamo il famoso ragù, perché il ragù che noi vogliamo che mettere, diciamo. Va bene. Poi amatriciana, perché quello fa parte del patrimonio anche nostro. Un saluto anche agli amici di Amatrice. Bravo, eh? E dobbiamo dirlo assolutamente. E poi abbiamo anche il sugo di pesce. Ecco, diciamo che quello però al pomodoro è il più gradito in assoluto. Sette buoni motivi per consumarla, dice l'Accademia. Quali sono questi sette motivi? Allora, mangiatela perché è saziante. Mangiamola perché è facile da digerire. Mangiamola perché non alza l'indice glicemico. Mangiamola perché è una buona fonte di fibra. Voi pensate che è contenuto un 6% di fibra nella pasta, che sarebbe verdure. Dobbiamo correre un po', sì, perché siamo in chiusura. Poi mangiate la pasta perché sviluppa la serotonina, il buon umore. Dopodiché mangiatela perché abbinata ad un condimento giusto fa da piatto unico. E per ultima mangiatela perché fa parte della dieta mediterranea. E come ci insegna c'è l'esperienza. Lo assumere in un foglietto che lo porta mia moglie stasera. Me lo stampo, vado, poi va nell'accademia e se lo scarica e lo vede. E io aggiungo che come insegna l'esperienza degli Angeli di Barilla, là dove insomma c'è anche sofferenza, ritrovarsi intorno a un petto di pasta portato, insomma, questo dà anche solleva consolazione. Va bene, la grazie. Grazie ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato, ci hanno aiutato. Adesso continuiamo a parlare di alimenti e continuiamo a parlare di quello che non ci piace. Non ci piacciono gli sprechi, quindi vi insegneremo come non arrivarci al momento dello spreco. A tra poco.